Poderac, fino adesso vi ho portato speaker Bluetooth economici ma comunque di un'ottima qualità. Questa volta voglio portarvi uno speaker di fascia superiore ma comunque con un prezzo contenuto sotto i 60 euro. Parlo di questo speaker, non è proprio piccolo ma comunque non è esageratamente grande. Parlo del Blitzwolf BV-F4. Adesso, subito dopo la sigla, andremo a fare l'unboxing e la recensione. Quindi direi di partire subito con la sigla. Qui la confezione è molto semplice, direi di andare subito ad aprire lo speaker da 20 watt. Ha come collegamento il Bluetooth ma anche il jack. Infatti sotto troviamo il cavo micro USB per ricaricare la nostra cassa e un cavo jack per poter collegarci direttamente a qualsiasi dispositivo. Come vedete lo speaker è fatto praticamente con una qualità costruttiva eccellente, praticamente composto qui da parti in metallo e anche da parti in plastica. La batteria è da 4000 mAh che permette circa 7-10 ore di cassa in funzione, ovviamente dipende dal volume, e poi per ricaricarlo circa 3-4 ore. Qui troviamo tutti i tasti, qui per chiamare, per abbassare, alzare volume, cambiare traccia, avviare la musica, per poi trovare nel retro l'attacco jack, l'attacco per ricaricare la cassa e il bottone che ci permetterà di avviare la cassa. Qui troviamo il LED, adesso premo così vedete che si accende, perfetto, ed è pronto per essere collegato. Partiamo con l'associazione Bluetooth, che dovrebbe essere molto semplice. Allora andiamo in Bluetooth, lo accendiamo e dovrebbe trovare la nostra cassa, che è questa qui. Fatto, connessa, adesso sentiamo insieme il suono com'è, che è davvero molto buono. Cioè ragazzi, non c'è niente da dire, il suono è praticamente eccezionale. Come sentite, i bassi si sentono bene, anche i medi e gli alti, praticamente la qualità audio è eccellente. In conclusione, cosa posso dirvi di questa cassa? Allora, partiamo subito dalla parte più semplice, la qualità costruttiva. La qualità costruttiva è molto buona, parliamo di una cassa tra i 50 e i 60 euro e confermo la qualità in sede materiali, che comunque si percepisce che è molto buono. Poi nella parte posteriore è pure gommato, quindi quando lo appoggiamo in una superficie rimane bello solido, non cade, non dà problemi. Per quanto riguarda poi i tasti, poi molto belli da toccare, non sono per niente male. Per quanto riguarda la qualità del suono, anche quella è perfetta, ragazzi. Per quanto riguarda gli altri speaker, sì, è buono, ma il suono di questa cassa è decisamente migliore. Ma ha anche una pecca che vi dirò più avanti. Per quanto riguarda il Bluetooth, invece, molto semplice, come tutte le casse, troviamo il nome, lo associamo e il gioco è fatto. E possiamo distanziarci, dato che la tecnologia Bluetooth è circa 10 metri senza perdere in qualità del suono. Tornando alla qualità del suono, ho detto che c'è una pecca. In che senso? Allora, essendo una cassa di 20 watt, impostando il volume al massimo dello smartphone o di qualsiasi altro dispositivo e il volume al massimo della cassa, mi aspettavo un suono potente, molto forte. In realtà questa cassa, ok che il suono è perfetto, buono, cioè si sente la qualità, ma per quanto riguarda il volume non è che sia proprio forte come sembra. Cioè non parliamo di una cassa piccola, parliamo di una cassa abbastanza grande, ma il suono non è proprio potentissimo. Ed ecco, questa è l'unica pecca che ho riscontrato, che non è nulla di grave, perché comunque impostando il volume forte si sente forte, ma non quanto ci si immagina, ecco questo voglio dire. Nel complesso direi che è un ottimo prodotto, eccezionale per chi
vuole andare in gita in autobus oppure da portare con sé quando si fa picnic, robe così. Il volume si sente, si riesce comunque a fare un piccolo locale musicale. Vabbè, non è nulla di esagerato, ecco, non è una discoteca, ma comunque la qualità è molto buona. Ovviamente, per quanto riguarda l'acquisto di questa cassa, vi lascerò in descrizione il link per poterla acquistare. Mi raccomando, fatemi sapere con un commento cosa ne pensate. Lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sui prossimi video e vi lascerò in descrizione tutti i miei social network per potermi seguire anche lì. Quindi noi ci vediamo al prossimo video.